Giorgio Salce, il video, tecniche di ripresa e produzione per questa casa editrice sconosciuta. Il libro è mezzo massacrato, ma va bene così. Distribuzione Gruppo Editoriale Muzio. Collana diretta da Stella Longato. Vedete, il libro è proprio allo stremo. È semplice, ma non è stupido. Vedete. Ci sono tutti gli esempi. Infatti tutti i disegni che esplicativi. Molto artigianale come libro. Niente di cui stracciarsi le vesti. Posizione della macchina da presa rispetto all'asse ottico. Pseudo-soggettivo. Produzione televisiva. Insomma, vi sarete fatti almeno un'idea su com'è il libro. Tutti i disegni così, è una cosa un po' insolita per questo tipo di pubblicazioni che di solito fanno molto uso di foto d'archivio. Bene. Affrontare una produzione televisiva comporta diversi ordini di problemi da risolvere. L'acquisto dell'attrezzatura e di imparare ad usarla, come effettuare le riprese e cosa farne. Si potrebbe scrivere un libro e più per ognuno di questi problemi, perciò questo manuale si accontenta di toccare asciuttamente ognuna di queste tematiche descrivendone la grammatica fondamentale. Ma imparata la grammatica non è detto che si sappia parlare. Ci vuole esperienza, sensibilità e un minimo di cultura per poter costruire un discorso in qualsiasi occasione. Ed è su questo che il manuale che state per incominciare si sofferma cercando tramite l'esperienza dell'autore che regala consigli e accorgimenti, la sua sensibilità che indica lo stato d'animo idoneo ad affrontare le più svariate produzioni. È la sua cultura che farcisce la tecnica con citazioni autorevoli e opinioni letterarie, di dare una spolverata di informazioni sul complesso mondo che sta dietro le quinte delle produzioni televisive. Giorgio Sacha, reporter e regista. Dopo molteplici esperienze di giornalismo e regia a New York, realizza attualmente programmi culturali, giornalistici e promozionali per varie reti televisive. Per il gruppo editoriale Muzio ha diretto tre videomanuali, il bonsai, le piante d'appartamento, la produzione del vino in piccola scala, che si affiancano ad altrettanti manuali pratici pubblicati in questa collana. Bene, poi più avanti, se avremo tempo, vi leggeremo anche qualche stralcio, magari anche tutto il volumetto, tante cose.